ben Ivano. Yeah.
quale invitiamo anche voi ad avvicinarvi un po', a mettervi qui in centro, così da fare qualche foto e da salutare i bambini. E allora Babbo Natale saluta i bambini, regala qualcosa ai bambini insieme all'Associazione Nazionale Alpini, che ringraziamo di essere qui con noi oggi. Ancora da Corso Mazzini, attenzione, sentiamo già l'arrivo, devo già chiamarli, quindi grazie Alpini. Liberiamo per un attimo questa zona qui centrale perché sta arrivando a tutti. E un saluto anche a questo gruppo banda e Majorette. E mentre questo gruppo nutrito, grosso, grandissimo ci saluta, ma si posiziona poi nella posizione ufficiale che è stata dedicata a Natale, ovviamente siamo tutti più buoni. E qual è il momento più bello se non il Natale? Per fare del bene. E allora per fare del bene noi abbiamo un'associazione importante che io stimo particolarmente e vorrei invitare con il cuore grande e aperto, quello della LILT, Lega Italiana Lotta Contro i Tumori di Conegliano. Ma vedo anche dei personaggi curiosi, eh? Oh, attenzione, non è solo LILT. C'è anche un momento meraviglioso. Lui pensava di farlo apposta, in realtà è successo davvero. Sì. Allora, sì, mi metto un attimo in disparte, di modo che facciamo la foto, poi vi girate chiaramente anche verso il pubblico di Conegliano. Qui insieme a noi in questa giornata che apre il Natale a Conegliano. Andiamo avanti veloci, perché mi dicono che il tempo corre. Noi dobbiamo raggiungere il buio, ma non vorrei arrivasse troppo presto. E quindi, intanto che salutiamo la LILT, diamo il benvenuto. Attenzione, qua parliamo di storia di Conegliano. Sono tanti. Facciamoci ancora un po' più indietro, se possiamo. Ed eccoli, la Dama Castellana, insieme al gruppo Sbandieratori e Tamburini. Attenzione, perché queste persone non sono qui a caso, perché stiamo per accogliere
qualcuno di molto importante. Voi conoscete la regina? La regina d'Inghilterra? E allora insieme alla dama castellana sta arrivando, anche grazie alla Proloco di Conegliano, la regina d'Inghilterra e i suoi soldati. Buonasera regina. Arrivederci regina, arrivederci soldati. Di là, da quella parte, perché ormai abbiamo occupato qua. La strada è stretta, vero? Ma ci sono? Sì. Ah, ci sono, e come? Attenzione, attenzione, sono quasi emozionato, perché arrivano adesso qui a Conegliano le Sisters di Fossalta di Piave con i costumi della favola La Bella e la Bestia. Bentrovati, grazie! Guardate bimbi, c'è la Bella, c'è la Bestia, c'è Lumière, ma c'è anche Mr. Dawkins. Ne abbiamo davvero tanti. Bravi! Mi hanno detto che Mrs. Brick era influenzata e quindi non è venuta oggi, ma non importa. Grazie a voi di essere qui, siete bellissimi. Vabbè, la Bestia un po' meno, ma non è colpa sua. Tanto poi diventerà un principe, vero?
tra un po' diventerà un principe. E quindi grazie alle Sisters Fossalta di Piave, anche La Bella e la Bestia porta il Natale a Conegliano. Grazie di cuore di essere stati con noi. Ma subito da Corso Mazzini arriva il gruppo Contrada Granda. Devo fare pisare, posso pisare il suo orologio? Ok, il trio Contrada Granda. No, ma fermatevi un secondo, prendetevelo l'applauso, dai, va bene, prendetevelo, ci sta. Non è che un trio conti meno di un gruppo, anzi, grazie, grazie di essere con noi. Ancora da Corso Mazzini, arrivano, sono in tanti. Buonasera Valentina, l'associazione Artiglio APS insieme al gruppo Costumi da Caramella. Che meraviglia! E quindi un'associazione Artiglio, ma anche con tanti, tanti, tanti cittadini che si sono prestati per questa giornata a condividere questo momento. E quindi sfila l'associazione Artiglio adesso, ma arrivano i Costumi da Caramella. Che meraviglia! Che buone caramelle bionde, dolcissima direi questa esibizione, caramellosa, quante denti ho, non dire altro. Di Babbo Natale, ma tu ti stai trasformando davvero? Fammi vedere, c'ha le orecchie da elfo. Venite, venite avanti, mostratevi alla città. Adesso però noi insieme a voi, cari elfi, dobbiamo fare un'altra cosa. Che fate? Che fate in cerchio così? Oh! Sentite, ma noi, cari elfi, dobbiamo aspettare qualcuno adesso? Eh? E chi stiamo aspettando? Babbo Natale? Ma c'è davvero? Non so se c'è, io non ci credo che c'è. Io non ci credo, c'è? Davvero c'è? Ma con la slitta? Con la slitta? Allora mi sposto io, vi lascio tutto lo spazio. Attenzione, sta arrivando la slitta di Babbo Natale. Bambini, un applauso, perché sennò Babbo non arriva, eh. Sì, voi ne vedete tanti bambi, ma c'è anche quello vero. Eh? Attenzione, attenzione! Guarda tutti i bambini! Ma è la slitta quella vera! C'è la slitta di Babbo Natale! Con un sacco di bambini! Allora, voi non lo sapete? Voi non lo sapete, però ve lo diciamo noi. Perché questa slitta è stata realizzata per l'occasione da Mirko Pasquot di San Vendemiano proprio per Babbo Natale. E quindi bravo Mirko, che è una persona piena di entusiasmo, piena di carisma natalizio, e che ha coinvolto i giovani di San Beccarri. Salite sulla slitta!
prova.
ringraziamento prima di dare la parola al sindaco a tutti i partecipanti, a tutti i figuranti che hanno dato luogo a questa manifestazione, a questa sfilata, in particolar modo anche a Espressione Danza. Sindaco, concedimi, facciamo un applauso a Espressione Danza, che in collaborazione con il Roller Team, con i ragazzi dell'Academy Calcio Conegliano e anche all'Istituto Ipsia Mode di Conegliano hanno dato luogo a questo spettacolo che avete appena visto qui alle mie spalle. Lucia Rossi, Monica Feletti mi dicono di invitare qui insieme a noi davanti alla ruota Francesca Venturin, la professoressa, io da qui non vedo, ecco, vedo qualcuno che si avvicina. Quindi sì, dicevamo grazie a tutte queste realtà, Espressione Danza, grazie al Calcio Conegliano, grazie al Roller Team, grazie all'Ipsia, grazie a tutti per aver collaborato e reso possibile questo inizio del Natale, perché in realtà questo è solo l'inizio. Sindaco, ti lascio la parola per un saluto alla tua città. Beh, ciao, un saluto a tutti i ragazzi innanzitutto, grazie alle loro famiglie di aver partecipato. Io vorrei fare un grande applauso anche a Claudia che ha coordinato tutta la giornata odierna, grazie Claudia per il grande lavoro. E devo chiedervi un grandissimo applauso per tutti i volontari che ci sono stati lungo il percorso. Grazie veramente a tutti i volontari, siete stati magnifici, perché nulla può essere fatto se non ci sono i volontari. Abbiamo voluto riportare il Natale in centro, penso che sia stata la scelta giusta, lo dimostra la vostra grande partecipazione, ma il Natale non è solo questo, il Natale è tanto altro, è anche solidarietà con tutto quello che faremo e raccoglieremo durante questi giorni di Natale, e anche vicinanza a tutte quelle persone che per motivi di salute non possono essere qua con noi. Gli farei un grandissimo applauso perché siamo vicini a tutti loro, a tutte le loro famiglie, e ci auguriamo che lo spirito del Natale sia questo, uno spirito di sano divertimento, di una città che possa essere misura d'uomo, una città più lenta in cui i nostri bimbi possano godersi le vie della città e possano godersi la città di Natale, ma soprattutto un Natale di grande solidarietà, come ho detto prima, e di vicinanza a chi purtroppo non sta bene. Grazie a tutti e buon Natale a tutti e buona giornata. Grazie mille anche a Club Serenissima. Ora, io so che lei non voleva, però io sono d'accordo con il sindaco Fabio Chiesse, quindi vorrei che anche Claudia Brugioni ci regalasse due paroline, solo due, quello che ti senti. Grazie, buonasera. Ma io devo dire grazie a chi permette tutto questo, perché noi ci mettiamo il cuore, ci mettiamo l'impegno e ci mettiamo la dedizione, però arrivano gli uffici comunali, tutti i dipendenti comunali, abbiamo l'instancabile Umberto che nonostante sia in pensione è sempre qui al nostro fianco, come diceva il sindaco abbiamo tutti i volontari, però devo dire grazie anche agli sponsor, perché un Natale così in cui abbiamo realizzato in città, e credo che si veda nel centro città una meraviglia, è grazie anche a chi ci aiuta, come Banca della Marca, Banca delle Prealpi, Sarlo Group, Gruppo De Bona, Emar, Winner per la pista di patinaggio, perché non dimentichiamoci che abbiamo anche la pista di patinaggio in Piazza Cima, e non me li ricordo tutti, e Onoranze Funebri Romagna. E però devo dire grazie, veramente grazie al cuore di Martina Tomasi, che è stato il direttore artistico di questo momento emozionale, a Monica Feletti che ha aiutato Martina con tutte le sue ragazze, Lucia Rossi, nella realizzazione di questa inaugurazione, e poi grazie ai 26 gruppi che appena li abbiamo chiamati, e devo dire insieme ad Angela Buso che è qua con un meraviglioso vestito e ci ha messo il cuore e l'anima, perché con Angela condividiamo la passione per il Natale, e Angela fin dall'inizio ha detto facciamo la parata, abbiamo chiamato Angela tanti gruppi e ci hanno detto tutti di sì, oggi li avete visti.
Sono venuti da, anche da San Donà, sono venuti da Castagnole, sì, sono venuti anche da lontano. Però non solo quelli che sono venuti oggi, perché noi abbiamo la Proloquo di Corbanese che ci ha prestato tanti vestiti, abbiamo il gruppo di Castagnole che ci ha prestato vestiti e abbiamo deciso tutti oggi di inaugurare il Natale con una parata che non si era mai vista. Abbiamo reso, non è un carnevale, ma una parata di Natale. L'anno scorso è stato un anno zero, quest'anno un anno uno. Martina, quest'altro anno stupiremo ancora, vero? Grazie a tutti e anch'io vi auguro delle buone feste. Come diceva il sindaco, c'è tanta solidarietà. Nella casa di Babbo Natale, siccome abbiamo chiamato Francesca Venturin, ma non c'è, la prof dell'Ipsia, con l'Ipsia, oltre ad aver realizzato la sfilata di vestiti realizzati da loro, e dobbiamo dirgli grazie perché ci hanno creduto fin dall'inizio, abbiamo realizzato insieme alla Proloquo di Conegliano delle magliette che sono in vendita, che sono destinate alla solidarietà per la formazione del lavoro dei disabili. E quindi noi crediamo, come dice il sindaco, che il Natale sia un momento in cui dobbiamo pensare a chi è meno fortunato di noi. E quindi io credo che con un applauso possiamo augurare buon Natale a tutti. Grazie.